Invitare al dottore Falcone di Italia per parlare dell'azione familiare. You can hear that I absolutely don't speak a good Italian, so I will invite my colleague Danilo Barghetto from Italy to have the interview with Dr. Falcone, and I will be present during the interview, so I will be very happy to read and help with your questions if they are in French, English, or Italian or Spanish. So please ask everything you want to ask, and we will do whatever we can to answer in your language. So I will present you my colleague Danilo, and then we will invite the doctor. Hello, Danilo. Can you hear us? Yes, okay. I can hear you. Hello. Hello, live. Ok, thank you very much. Come anticipato dalla mia collega Blanche, parleremo in italiano. Questa intervista è intesa per essere fatta in lingua italiana. E abbiamo il piacere di ospitare durante questa intervista il dottor Marco Falcone, che lavora presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, nel presidio ospedaliero delle Molinette. Per cui è con sommo piacere che diamo il benvenuto al dottor Falcone. Ciao Marco, buonasera. Ciao a tutti, ciao Danilo. Grazie Blanche per l'invito e per l'introduzione. Non riesco a sentire il dottor Falcone. Blanche? Ho problemi di connessione, non riesco a sentirti. Ti chiederei cortesemente se... Danilo, maybe you can just put the volume on your Facebook page and you will listen to live. Directly? Yes, but indeed I have refreshed the page, but I can't see the live. I don't know. Okay, I am here. Okay. One second, I try. So maybe Dr. Falcone, è possibile parlare un poco della sua esperienza, del suo lavoro nell'ospedale? Assolutamente. Tu adesso mi senti, okay. Danilo? Ok, yes, perfetto. I have refreshed the page, but I can't see the live. I don't know. Ok, I am here. Okay. One second, I try. Yes. Ok. Quindi, come ha introdotto Danilo, lavoro come dirigente medico ormai da un po' di tempo alla Città della Salute e della Scienza di Torino, che è un grosso ospedale universitario. Io in realtà afferisco la struttura complessa di neurourologia, che ha sede dell'unità spinale, sempre della Città della Salute e della Scienza. Per quel che riguarda la parte ricostruttiva legata ai transgender, invece opero nella struttura complessa di urologia universitaria, diretta dal professor Gontero. La mia esperienza è iniziata in realtà tanti anni fa, quando ero specializzando, già con all'epoca il professor Fontana e poi il professor Frea. C'è a Torino una lunga tradizione di questo tipo di chirurgia. È iniziato nel 2005 con una creazione di un centro regionale su richiesta appunto della regione Piemonte, che è il CIDIGEM, che è tuttora in piena attività, con sede sempre a Torino, all'ospedale prevalentemente Giovanni Vecchio, con la maggior parte dell'attività. Ed è evoluto molto, come tutte le cose nuove, soprattutto per una chirurgia così complessa. È ovvio che dal 2005 a oggi ci sono state tantissime migliorie, soprattutto per quello che riguarda sicuramente la nostra parte chirurgica. Io all'epoca nascevo alle prime esperienze come specializzando, ed è sempre stato un obiettivo un pochino del nostro centro quello di ampliare l'offerta chirurgica per i nostri pazienti. In particolare nella fase iniziale avevamo iniziato con la chirurgia di tipo M2F, quindi con la parte delle vaginoplastiche. Si era poi venuto a sviluppare una necessità, invece di rispondere a quello che era la necessità di tanti pazienti in transizione F2M,
Per cui effettivamente la chirurgia, riconosco, estremamente più complessa, molto meno standardizzata, diciamo, dava molti più problemi a livello tecnico. Quindi su questo tipo di stimolo, da quello che era all'epoca il mio direttore, che era il professor Frea, e quello che era il direttore della parte ricostruttiva del CDGEM allora, che era il professor Rolle, sono emigrato per un po', sono andato a Londra, presso il St. Peter's Andrology, University College London Hospital, dove effettivamente esistono dei centri di riferimento mondiali, sicuramente uno di quelli con più numeri di quello che riguarda la chirurgia female to male. E lì, insomma, su questo tipo di chirurgia specificatamente sono andato a formarmi per più di un anno, ecco. It's been how many years have you been working in Italy after going to London? After going to London, sono tornato, mi sembra, 4 anni fa ormai, se non ricordo bene. Doveva essere il 2016, se non sbaglio, quando ero là, 2015 forse. Sono rimasto lì 12 mesi, 13, poi sono tornato e avevo ancora all'epoca gli ultimi 6 mesi di scuola di specializzazione, come dite voi in Francia, les internes. E poi sono stato poi effettivamente assunto inizialmente con un contratto universitario, poi effettivamente stabilizzato come dirigente medico e mi occupo di chirurgia ricostruttiva a 360 gradi, ma una buona fetta del mio tempo lo dedico per interesse e anche passione personale, devo dire, perché ci ho investito molto del mio tempo sulla chirurgia di transgender female to male, di quello prevalentemente mi occupo. Thank you. I don't know if we have this technical problem. I hope it is getting fixed. So I wondered if you can give us more information about the techniques you use for the phalloplasty and the metoidioplasty probably, but I think your focus is more based on the phalloplasty. Ma sai, il discorso è che il gold standard in una chirurgia ricostruttiva genitale, quindi quella che gli inglesi chiamano la total phallic reconstruction, non esiste. Questo è il motivo per cui, secondo me, un centro di livello deve essere capace di proporre, non dico tutte, ma almeno un buon numero delle tecniche chirurgiche ad oggi a disposizione. Questo perché? Perché ciascuna tecnica ha dei pro e dei contro. Va ovviamente disegnata, fatta su misura, su quelle che sono le, da un lato, motivi medici, le caratteristiche dei pazienti, e quindi quelle che sono, diciamo, delle scelte più nostre, mediche, e poi quelli che sono i desideri del paziente, che ovviamente guidano tanto la scelta. Quindi per quello che riguarda il mio centro, le nostre proposte sono molto vaste, e vanno da una falloplastica completa, totale, con uretra, quindi prevalentemente utilizzo in prima scelta il lembo radiale, lembo cinese, alla falloplastica addominale pubica, che ritengo sempre un'ottima opzione, per soprattutto pazienti che hanno abbondante tessuto addominale, che possiamo comunque completare con un'uretroplastica completa, andando poi in un secondo tempo a utilizzare un lembo come può essere il lembo radiale per ricostruire l'uretra, o un lembo per esempio di inguinale, o un anterolaterale di coscia. Altra opzione che appunto ho già citato adesso è il lembo perforante anterolaterale di coscia, che è la terza opzione. Io personalmente, proprio per esperienza personale, facciamo esperienza tecnica come numero di casi e anche penso come risultati, prediligo in prima battuta, se devo dirti, il mio personale gold standard è il lembo radiale. L'anterolaterale di coscia lo utilizzo più come salvataggio, perché purtroppo è una chirurgia che ha un alto tasso di complicanze, c'è delle volte la necessità di effettuare dei lembi di salvataggio quando le cose purtroppo non vanno esattamente come vorremmo, e quindi per me l'anterolaterale rimane il lembo di salvataggio. Talvolta, in rari casi, lo utilizzo anche in prima battuta. E poi non dimentico la metodioplastica, sicuramente se devo dirti i numeri di pazienti operati nel mio centro è quella che è un pochino
al di sotto comparato agli altri, ma non perché sia a più alto il numero di complicanze o meno alto il tasso di soddisfazione, semplicemente perché per i pazienti che vedo io e le loro necessità non è è raramente la prima scelta. Quindi è semplicemente quello il motivo di prevalentemente richieste da parte dei pazienti, che sono mediamente più interessati a una ricostruzione completa, quando ovviamente il chirurgo è in grado di accontentarli su quelle che sono le richieste e gli obiettivi. So we lost Danilo, so I will keep on No asking in worries, English. fine. I hope he comes back. If you want, I can translate your question in Italian. Yes. So I understand you have three main kinds of techniques for the phalloplasty. So the abdominal, the alt, and the radial. Do you perform also the back and the leg technique? Quindi per quello che riguarda le tecniche, allora io prevalentemente, ma da scuola, penso sia per motivi, diciamo, di capacità tecniche, sicuramente il lembo su cui sono più confidente, sia per motivi, penso, di risultati, nel senso che ritengo che quel lembo che mi garantisca tutti gli obiettivi prevalenti, che sono sia estetici, funzionali e di sensibilità, sia il lembo radiale, sempre in prima battuta. Il lembo dorsale, il cosiddetto latissimus dorsi, è un lembo che non utilizzo personalmente. Penso che abbia dei grossi limiti, soprattutto essendo un lembo muscolare, un lembo molto spesso. Quindi sicuramente il limite principale è che in prima battuta non è in grado di contenere all'interno un'uretra perché è troppo spesso e quindi arrotolando su se stesso non c'è di fatto proprio tecnicamente la possibilità di inserire in un primo stage, un unico stage, come si può fare con un lembo radiale, con un anterolaterale. D'altro canto ha un vantaggio grosso, è quello di cui discuto sempre con i miei amici di Belgrado, che è quello della cicatrice, nel senso che uno dei vantaggi sicuramente del latissimus dorsi è che nella maggior parte dei casi si può chiudere di prima intenzione, quindi vuol dire che la cicatrice, diciamo, l'impatto estetico di questo lembo è sicuramente minore rispetto agli altri. L'altro problema, secondo me, del latissimus dorsi, per cui non lo propongo, è che ha una scarsissima innervazione. Ha solo un nervo, che è un nervo motorio. Quindi non è in grado, secondo me, nelle mie mani, nella mia esperienza, di dare dei grandi risultati per quello che riguarda la sensibilità tattile del fallo e soprattutto erogena, cosa che un lembo radiale può fare. L'anterolaterale si mette a metà, un pochino tra i due, nel senso che di solito si riescono a recuperare dalla coscia un paio di nervi sensitivi. Personalmente, non lo consiglio perché penso che a livello estetico i miei risultati sul lembo radiale siano di fatto migliori sull'anterolaterale. L'altra problematica è che è raro trovare delle cosce senza peli, e questo limita ovviamente nell'anterolaterale la costruzione dell'uretra perché non ci si può permettere, già visto l'altissimo tasso di complicanze, di costruire un lembo uretrale con all'interno dei peli, questo porterebbe a complicanze tipo stenosi, fistole, infezioni ricorrenti. Quindi, visto che la maggior parte dei miei pazienti mi chiede di concludere il percorso meno step possibili, penso che il lembo radiale sia quello che dia i migliori risultati, gli garantisca assolutamente, soprattutto permetta di compattare l'intervento in un tempo solo per quello che riguarda la costruzione del fallo dell'uretra, quindi questo è il motivo per cui prediligo questi lembi. Poi, ripeto, una volta che si hanno le capacità tecniche di utilizzare un lembo come il gran dorsale, che è un lembo molto comune in chirurgia ricostruttiva, si può pensare di fare un fallo con quel tipo di lembo. È proprio una scelta personale mia chirurgica su quelli che penso siano i risultati. Se poi dobbiamo ragionare a livello scientifico, purtroppo tutta la letteratura ha un grosso limite, che non ci sono studi comparativi, è anche molto difficile comparare, trovare degli outcome che siano efficaci nel comparare diverse tecniche di falloplastiche, però ad oggi la scienza non ci aiuta, cioè nessuno è in grado di dire un lembo è migliore di un altro. Quindi è giusto che un chirurgo proponga quello che sa fare meglio e quello che ritiene possa dare miglior risultato al paziente, è ovvio che poi bisogna anche andare incontro alle necessità del paziente in questo tipo di chirurgia, quello è sicuro. Ok,
So you were talking about the urethra before. So yeah. I wondered if you build the urethra at the same time that you build the phalloplasty, or if you have several stages, or how do you do? Ma allora, la ricostruzione uretrale è sicuramente il punto più fallace della ricostruzione F2M, perché è tecnicamente molto complesso pensare di ricostruire, soprattutto in una falloplastica completa, un lungo tratto di canale urinario. Si parla di 15-20 cm di uretra neocostituita. Questo ti espone a un alto tasso di complicanze. Motivo per cui per scuola, per quello che ho imparato nella mia esperienza londinese, preferisco fare una ricostruzione in più tempi, nel senso che se prendiamo quello che è il mio gold standard, quindi il lembo radiale, che è un lembo che permette di costituire in un tempo unico il pene con all'interno l'uretra, alla fine del primo intervento i miei pazienti non urinano ancora in piedi, cioè la ricanalizzazione completa della neouretra avviene in un secondo tempo, mediamente una distanza di 4-6 mesi, il momento in cui mediamente tutte le possibili complicanze primarie sul lembo sono state risolte in sicurezza, e in un secondo tempo viene poi ricostruita la parte, diciamo, genitale più bassa dell'uretra, che viene costituita, di solito utilizzo una serie di lembi locali che sono in parte dalla parete anteriore della vagina, in parte dalla cute del piccolo labbro, il piatto uretrale del clitoride, insomma si usano dei tessuti che poi sono già in sede. La mia opinione personale è che questo tipo di chirurgia bisogna cercare di spezzare dove è necessario gli interventi, e penso che questo possa avere un grosso impatto sulla riduzione delle complicanze, nel senso che se si va a vedere le casistiche internazionali dei centri che fanno una ricostruzione in un tempo unico uretrale, i tassi di complicanze sono enormi, arrivano a 40, 50, 60%, dipende dai centri. Fatto in più tempi, casistiche che ad oggi non sono ancora state pubblicate, ma porto un po' l'esperienza che ho visto in un anno a Londra e quella che è la mia esperienza qui a Torino, si riducono drasticamente, rimangono comunque molto alte, è una chirurgia complessa, ma ritengo che sia possa dare maggior garanzia e sicurezza al paziente, quello di dividere almeno in due tempi la ricostruzione dell'uretra. Ok, thank you. And also we have many questions about the clitoris, so what do you do with the clitoris? La questione del clitoride è una questione di scelta personale del paziente, nel senso che ci sono delle questioni chirurgiche e delle questioni personali del paziente. Allora, la questione chirurgica è per se si vuole ricostruire l'uretra, parte del clitoride viene utilizzato, almeno il suo piatto ventrale, che è il piatto poi uretrale, viene in parte utilizzato. Quindi partiamo dal presupposto che in parte il clitoride viene utilizzato per la ricostruzione. Quello che si può decidere è se la sua porzione distale, quindi il glande, diciamo, del clitoride, vuole essere lasciato all'esterno o all'interno. È ovvio che il clitoride cambierà in ogni caso conformazione, tipicamente diventa un pochino più corto dopo la ricostruzione uretrale. Io personalmente, per estetica post-operatoria, ritengo che il miglior risultato proprio del neoscroto, di come appare, sia facendo quello che dicevi tu, il barring, cioè andando a sotterrare il clitoride, che non vuol dire denervarlo, non vuol dire togliere la sensibilità, ma vuol dire semplicemente andare a togliere quello che è l'involucro cutaneo esterno e andarlo a mettere sotto cute all'interno dello scroto, alla base tipicamente del fallo, in modo che durante un rapporto penetrativo o anche non penetrativo, cioè stimolando semplicemente transcutaneo il corpo del clitoride e la sua testa, si possa comunque avere una sensibilità erogena clitoridea conservata. Quindi è una cosa che discuto col paziente. Devo dire che in Italia non mi è mai capitato che nessuno dei miei pazienti mi chiedesse di mantenere il clitoride esteriorizzato, ecco, anche perché è una cosa che connota molto l'aspetto femminile, ginoide, quindi è una cosa che secondo me la maggior parte tende a voler cambiare radicalmente per trasformare in maniera totalmente maschile quello che è l'apparenza dello scroto. Però non è una necessità, è una cosa che va discussa assolutamente col paziente. Ciao Danilo, sei tornato? Hello Danilo, are you back? No way. No way.
We have a technical problem. I'm very sorry about that. So we'll keep on bilingual interview, but I'm happy. I understand. So yeah, but just because you live nearby Italy, that's why. Yes, thanks to Spanish also that I speak. Also. So okay, that's very interesting. And so if I resume it, you have three stages. The ideal thing would be three stages. The first would be the phallus, and after 4 to 6 months, you might have the urethral, and then the implantable device, I guess. Yeah. Yeah. I mean, è molto difficile dire esattamente quanti tempi. Se pensiamo all'embo radiale, quindi come gold standard, se tutti gli step vanno bene, non sono appunto privi di complicanze, di fatto possiamo riassumere l'intervento completo di formazione genitale in tre tempi, come dicevi tu. Cioè, il primo è quello della costituzione dell'embo primario con all'interno l'uretra. Nel secondo viene fatta una riconfigurazione dello scroto, la vaginectomia, quindi l'asportazione della mucosa vaginale, la ricostruzione uretrale prossimale, quindi della porzione più vicina alla vagina, la riconfigurazione dello scroto, e viene anche fatta la scultura del glande, che al contrario di altri gruppi preferisco fare in un secondo tempo, perché penso che a livello estetico dia dei risultati molto più soddisfacenti che farli nel primo tempo del lembo. E poi la parte finale è quella della protesi peniena, di fatto, nel senso che comunque ad oggi il limite più grosso di questo tipo di ricostruzioni è che non siamo in grado di ricostituire un'anatomia similare o al clitoride o al pene, nel senso che i tessuti cavernosi e quindi spongiosi, quelli che permettono di fatto di dare un'erezione spontanea, sono ad oggi non costituibili, non esiste nessuna tecnica chirurgica che possa in qualche modo avvicinarsi. Quindi, nella mancanza di questa possibilità di ricostruzione anatomica, la necessità è quella di vicariare l'erezione con una protesi, che è sostanzialmente un principio simile a quello che usiamo in casi comuni di impotenza, quindi un sistema che in qualche modo all'interno dia, all'interno del neofallo, la rigidità poi di fatto sufficiente alla penetrazione. Quindi anche come tempistiche direi che nell'optimum il percorso dura circa un anno e mezzo. Poi è ovvio che ci sono anche, oltre a questo, da un lato le possibili complicanze che devono essere ovviamente durante questo percorso risolte e possono allungare un po' il tempo, queste per fortuna non sono così frequenti, e poi ci sono dei limiti tecnici legati all'organizzazione, disponibilità di sale, questo ahimè bisogna sempre considerarlo, però nell'optimum direi che un anno e mezzo, diciamo, consiglio sempre un intervallo di 4-6 mesi tra uno step e l'altro. Okay, thank you. So I will have many questions about the prosthesis. First, I wanted to know about the glands. So the techniques you used, maybe you explained it already, but I know sometimes you can have glands tattooed, or maybe sometimes you do a small glandoplasty. So what is your technique? Io utilizzo una plastica del glande, di fatto una glansplasty, di fatto una piccola modificazione di quella che era la descrizione di Norfolk, che è la tecnica di fatto che utilizzano quasi tutti i centri. Quindi viene fatta una piccola incisione a corona della parte distale del lembo, viene creato un flap distale che va a formare effettivamente poi la corona del glande, e il piccolo buchino, difetto di sostanza cutaneo che si crea, viene coperto con un innesto cutaneo a tutto spessore. La differenza tra le filosofie di pensiero, per esempio, tra quello che penso io e quello che fanno anche a Londra, e quello che fa per esempio il gruppo di Ghent, per dirtene uno, è che noi questa cosa la facciamo in un secondo tempo, mentre per quel che mi risulta il gruppo di Ghent preferisce farlo nel primo tempo, quindi andare direttamente sul lembo durante la costruzione del fallo a fare lo stesso tipo di ricostruzione. Io penso semplicemente che la mia scelta è sempre basata su due principi, che sono: uno, quello della sicurezza. Il tempo di ricostruzione con un lembo libero come il lembo radiale comunque ha delle complicanze vascolari non indifferenti.
lo stiamo pubblicando adesso, uscirà tra pochi mesi l'articolo, che è d'accordo tra l'altro con quelle che sono le casistiche internazionali. Complicanze vascolari sul lembo primario possono essere dal 5 al 20% dei casi, quindi non poco. Nella maggior parte dei casi sono complicanze risolvibili con delle volte soltanto una guarigione spontanea, delle volte con dei piccoli lembi locali, però esistono. Quindi andare ad aggiungere un ulteriore rischio vascolare, di fatto, perché vai a fare un'incisione aggiuntiva su un lembo appena trasferito, nella mia opinione non è la cosa più sicura da fare. Non mi sento sicuro io, non mi sento sicuro per il paziente, quindi preferisco farlo in un secondo tempo. Di fatto questo non va in alcun modo ad allungare il percorso, perché non cambia assolutamente nulla, semplicemente penso che sia più sicuro, quindi meno complicanze, che anche il risultato sia più esteticamente accettabile. Okay, and also I had a question about the preparation of the graft. Do you have a specific preparation or techniques like the balloons for the abdominal technique, or how do you? You mean the flap for the phalloplasty? If you use expansor or something like that, no, ok. Ma so che ci sono colleghi che usano espansori. Allora, sul lembo radiale, quindi sul braccio, sono pochi gruppi che utilizzano un espansore. Io personalmente non ne vedo la necessità. Allunga di tanto il tempo, i costi, e secondo me non va a dare tutto questo beneficio su quello che è l'outcome poi principale, che è la cicatrice. Su cui tutto sommato penso che i risultati per quello che è la nostra gestione siano accettabili. So che il gruppo francese di Lione utilizza l'espansore nel lembo addominale. Io personalmente non lo utilizzo, i miei risultati con il lembo addominale sono più che soddisfacenti, riesco quasi sempre a chiudere il difetto di sostanza senza grandi problemi. Non penso che sia fondamentale, onestamente. L'unico limite che secondo me ha quel tipo di tecnica è che aumenta ulteriormente il tempo chirurgico, nel senso che per fare una falloplastica a quel punto bisogna fare un primo tempo, che è quello di inserimento dell'espansore, poi va gonfiato più volte nei mesi successivi, poi a quel punto viene fatto lo scolpimento del lembo e la creazione del fallo. Non penso che dia dei reali benefici, questa è la mia esperienza. Poi ti ripeto, non esistendo un gold standard, non esistendo degli studi che comparino le varie tecniche, è anche difficile dire quale sia realmente la migliore o meno. Quindi è giusto che il chirurgo decida quello che è meglio per il paziente e quello su cui è più confident. Quindi nelle mie mani il lembo pubico non ha necessità di un espansore, però non posso dire che chi lo utilizzi sbagli assolutamente, anzi, ho visto i risultati per esempio anche di Lione, sono più che soddisfacenti. I see, and sometimes we have questions about overweight patients, and they, Yeah. for example, they want this kind of surgery because as they have a little bit of belly, for example, is it recommended this technique for these overweight patients, or in any case, overweight patients should lose weight in before the Guarda, personalmente l'unica cosa che chiedo ai miei pazienti è quella di smettere di fumare, per qualsiasi lembo, perché è uno dei fattori di rischio riconosciuti sulle complicanze vascolari dei lembi. Anche se ad oggi, per esempio, sulle falloplastiche il fumo non è stato dimostrato come fattore di rischio, quindi è una cosa puramente teorica. Però lo richiedo perché è un rischio inutile durante qualsiasi tipo di lembo. Per quello che riguarda i pazienti un po' sovrappeso, onestamente, non è una necessità fare un lembo pubico se uno ha un po' di pancia. È un consiglio, ovviamente, mio, perché ha senso logico, non ha senso, secondo me, andare a prendere del tessuto altrove quando lo puoi trovare direttamente in sede. Quindi vai semplicemente andando a fare, per esempio, un lembo radiale a un paziente che ha un buon tessuto addominale, andare a dare una cicatrice aggiuntiva quando in realtà con un unico sito donatore potresti risolvere il problema della falloplastica. Detto ciò, mi è capitato anche di fare contestualmente un'addominoplastica e un lembo radiale. È ovvio che questo va discusso perché va a aumentare le complicanze, perché fare un'addominoplastica è una procedura in più contestuale a un lembo radiale,
può dare delle complicanze, in primis la formazione di ematoma, che può dare poi problematiche vascolari sul lembo. Quindi la mia personale opinione è quella di sempre di discutere con il paziente, perché i pazienti molto spesso hanno già le idee molto chiare su quello che possono fare. La mia unica controindicazione assoluta al lembo radiale è il fumatore importante, soprattutto un alto numero di sigarette attivo, a cui chiedo di smettere di fumare, dopodiché si può discutere sia il lembo radiale che il lembo addominale. Sconsiglio mediamente il lembo addominale nei pazienti molto magri, quello sì, perché il risultato estetico, soprattutto nelle dimensioni, è molto limitato. E dal punto di vista mio chirurgico diventa poi molto complesso andare a chiudere il difetto di sostanza addominale, quindi aumenta il rischio di complicanze da quel punto di vista. Quindi direi più il contrario, cioè sconsiglio il lembo addominale ai pazienti estremamente magri, mentre non escluderei in un paziente con un po' di pancia un lembo radiale o un anterolaterale di coscia, per esempio. And could we start talking a little bit about the prosthesis? I guess you have experience with different kinds of prosthesis. Ma sì, nel senso, allora, l'uretra, abbiamo detto, è una delle, diciamo, ricostruzioni, il passaggio più complesso, però anche la protesi purtroppo non è ancora un intervento completamente standardizzato e soprattutto esula da complicanze. Quindi questa è una cosa che discuto sempre con i pazienti, nel senso che non esiste l'intervento perfetto per quello che riguarda la parte neanche protesica. L'inserimento di una protesi cosa vuol dire sostanzialmente? Che all'interno del lembo noi dobbiamo inserire qualcosa che dia la rigidità sufficiente, assiale, durante la penetrazione per poter avere un rapporto penetrativo, che poi è il fine principale di una ricostruzione, comunque il termine di un percorso in una ricostruzione totale di fallo. Le problematiche, come dicevamo prima, che non abbiamo delle tecniche che ci permettono di costituire dei tessuti cavernosi, dei tessuti rettili all'interno. Quindi l'unico modo è quello di inserire all'interno questi device che danno, quando c'è bisogno o sempre, a seconda dei modelli, la rigidità sufficiente per penetrare. Ora, i concetti base dell'impianto protesico nella plastica sono, in primis, c'è la necessità di ancorare prossimalmente i cilindri protesici all'osso, al pube. Questo perché non essendoci appunto dei tessuti anatomici all'interno dei quali inserire i cilindri protesici, noi abbiamo bisogno anatomicamente, se questo, bravissimo, se quello è il pube, quello è la nostra protesi, di attaccare di fatto la protesi, fissarla al pube in modo che durante la penetrazione abbia un supporto posteriore. Questo è il punto uno. Secondo, dobbiamo avere una protesi che ci dia effettivamente una rigidità, e questo non è scontato, sufficiente per penetrare, perché poi senza nessun tipo di protezione se non la cute, il rischio è che la protesi pieghi durante la penetrazione e questo impedisce di poter espletare il rapporto. Punto 3, l'altra cosa importante quando si pensa alla protesi in fallo plastica è l'estrusione apicale, cioè a forza di utilizzare la protesi, il rischio che spingendo sulla punta questa protesi poi alla fine, esatto, vedete che ha una forma appuntita, quella che utilizziamo normalmente nell'uomo, e che vada poi ad uscire dalla punta, e quindi questo è una complicanza. L'ultima cosa, come tutti i device esterni che impiantiamo per vari motivi, ha un rischio infettivo che non è da poco, adesso che un corpo estraneo. Il rischio infettivo aumenta se noi mettiamo più corpi estranei all'interno. C'è un discorso se noi mettiamo una protesi in silicone che si imbibisce di antibiotico, una cosa se oltre alla protesi dobbiamo inserire altri corpi estranei, come possono essere il dacron, le protesi aortiche, tessuti in prolene, quindi tutta una serie di tessuti che servono a dare stabilità alla protesi. Esatto. Cioè, inizialmente, ovviamente, quando non avevamo a disposizione, se non quello che stai facendo vedere tu, che sono le protesi normali, quelle per l'uomo, esatto. Cosa eravamo costretti a fare? Eravamo costretti a modificare quello che era un impianto non dedicato a una falloplastica. Quindi tipicamente, soprattutto in quello che per me è il gold standard, il lembo radiale, eliminavo un cilindro perché due cilindri difficilmente entravano, quindi primo step, perdi tempo perché devi riconfigurare la protesi. Secondo, avevo bisogno di
fissare quel cilindro al pube e come vedete non c'è nessun tipo di supporto prossimale. Quindi c'era la necessità di mettere un tessuto intorno, che in realtà era una protesi aortica, un tessuto molto molto duro, che si chiama Dacron, posteriormente, in modo che questo, con dei punti che venivano passati, potesse fissarsi al pube. L'altra cosa che tendevo a fare era mettere invece un cappuccio anche sulla testa, sempre dello stesso tessuto, in modo che creasse una specie di reazione fibrotica e col tempo riducesse il rischio di estrusione e di spinta all'esterno. Abbiamo pubblicato, questo era uscito nel 2018, era l'esperienza ad oggi tuttora più grande di impianti protesici, 247 pazienti, è stata la casistica che avevamo a Londra, che avevo rivisto e studiato. E ovviamente le complicanze erano importanti quelle infettive che erano intorno all'8,5-9%, ma soprattutto quelle meccaniche, cioè quello che hai fatto vedere tu è un impianto idraulico, cioè un impianto in cui il cilindro si sgonfia e si gonfia a seconda delle necessità e il tutto viene regolato da quella specie di attivatore o pompetta che viene messa solitamente nello scroto. Le problematiche è che a furia di utilizzare questo tipo di impianto senza nessun tipo di protezione, perché il problema della falloplastica è che c'è solo una protezione cutanea e probabilmente in qualche modo nessuno l'ha mai dimostrato, ma anche questi cappucci, calza posteriore che mettevamo in questo tessuto molto duro, in qualche modo andava a ferire il cilindro, capitava che una buona parte di questi cilindri col tempo andasse incontro a rottura. Rottura tipicamente succede che si crea un buco nel cilindro, il liquido del sistema viene perso e quindi la protesi non funziona più, bisogna ritornare in sala operatoria per andare a modificarla. E questo non succede. Succedeva poco perché a 5 anni la survival, cioè la sopravvivenza del device, era intorno al 78%. Se pensiamo che tanti di questi pazienti sono molto giovani e a 5 anni più il 22% deve tornare sotto i ferri perché l'impianto si rompe, è ovvio che è una percentuale cumulativa, quindi dopo 10, 15, 20, 30 anni è molto improbabile che tanti pazienti possano avere poi ancora l'impianto originario. Quindi la domanda, secondo me, dei chirurghi transgender che come me si occupavano di questa chirurgia era quella di creare un qualcosa che fosse dedicato alle falloplastiche e che quindi avesse già tutte le caratteristiche per essere direttamente impiantato e che quindi rispondesse, poi ritornando a quello che ho detto prima, ad alcune caratteristiche. Cioè, la prima è quella di dover evitare di utilizzare tessuti estranei come quel Dacron che vi ho detto, cioè avere qualcosa che avesse posteriormente già un sistema di aggancio al pube, come vedete per esempio quella protesi che sto facendo vedere, che ha già sostanzialmente una placca siliconata con un passa possibilità di passare dei punti di ancoraggio, quindi non c'è la necessità di riconfigurare in nessun modo l'impianto. L'altra cosa interessante era la capacità di ridurre il rischio di estrusione all'apice, come andando a creare, questa è stata una buona idea, secondo me, una specie di stopper, viene chiamato, di protezione, di caschetto in silicone, che ha l'obiettivo sostanzialmente, uno, di ampliare l'area di contatto con l'apice della protesi, quindi anche la forza che viene distribuita rispetto all'altra, che è molto piccola, viene distribuita su una superficie più alta e quindi il rischio di estrusione e di perforazione è decisamente ridotto. L'altra cosa è già un cilindro, vedete, più grosso dell'altro, quindi ha la capacità molto probabilmente di dare anche una rigidità assiale più importante rispetto agli altri. In tutto ciò non c'è neanche il bisogno di dover perdere tempo per riconfigurare l'impianto. Il tempo chirurgico è molto importante perché più tempo ci metti a impiantare, più aumenta il rischio infettivo. Quindi avere una protesi già pronta che impianti direttamente rispetto a una protesi che devi riconfigurare, perché devi togliere un cilindro, devi andare a creare la parte posteriore e la parte anteriore, vuol dire perdere almeno mezz'oretta, 3 quarti d'ora di lavoro. Sicuramente penso, non abbiamo ancora evidenza a riguardo, però penso che possa impattare sul tasso infettivo. Quindi la mia esperienza è positiva nel senso che seppur giovane, devo dire, ho visto un pochino l'evoluzione, perché sta per fortuna evolvendo anche questo campo della chirurgia, soprattutto su quello che riguarda la protesica,
E sono fiducioso, nel senso, lungi ancora dall'essere arrivati a cui non dobbiamo accontentarci perché la perfezione ancora non è stata raggiunta e ci sono ancora delle migliorie da fare, ma penso che avere questi impianti dedicati possa aver dato dei benefici. È un'esperienza iniziale esclusivamente tra l'altro con gli impianti gonfiabili, poi magari parliamo anche di questa scelta mia personale e mi sto trovando molto bene, nel senso che ho visto una serie molto limitata, però adesso sto portando anche lì, pubblicando la piccola esperienza, una riduzione drastica delle complicanze. Quindi questo per me è estremamente importante perché proporre una chirurgia ad alto tasso di complicanze non mi sembra, sicuro per il paziente, non mi sembra etico e personalmente anche come soddisfazione personale non è proprio un granché. Penso che sia stata una svolta importante. Penso che ci sia però anche alcune cose che dovranno essere cambiate ed è importante avere un'azienda con cui poter interloquire su questo perché su questo tipo di device bisogna capire quali sono le necessità dei chirurghi, venire all'incontro e da questo tipo di confronto poi vengono fuori le buone idee, come lo è stato per questi impianti, perché mi risulta che sia stata proprio una pensata in parte dell'azienda, in parte da chirurghi molto esperti in questo tipo di campo. Quindi di questo sono molto contento. Sul discorso, penso che ti interessi delle due modelli, cioè protesi malleabile e protesi gonfiabile, esistono due opzioni nell'impianto protesico. Cioè noi possiamo avere un cilindro, come vedete, sto facendo andare a sinistra, gonfiabile, cioè all'interno c'è del liquido che può entrare all'interno del cilindro e dare la massima rigidità. E quando non c'è più bisogno, sgonfiarlo attraverso quella specie di attivatore che porta il liquido dall'attivatore di fatto dentro quel reservoir che viene messo nella pancia solitamente del paziente. Secondo me, questo è l'impianto per la falloplastica. Cioè, ho fatto degli impianti malleabili, li faccio tuttora, ma li discuto molto col paziente perché secondo me l'impianto malleabile, cioè avere un cilindro sostanzialmente che mantiene sempre una costante pressione all'interno del pene ha dei problemi sul lungo termine. Cioè, nel breve, questi sono degli ottimi impianti perché vedete hanno un'ottima flessibilità. Però la mia problematica personale, per cui tendenzialmente non li propongo mai in prima battuta, a meno che non sia una scelta proprio ponderata del paziente, è il rischio nel lungo termine dell'estrusione apicale. Perché tu vai a mantenere comunque una costante pressione sull'apice del lembo. E prima o poi quello che succede è che si ha l'estrusione. Quindi, soprattutto un paziente giovane, non mi sembra una soluzione a lunghissimo termine. Detto ciò, non la escludo. Non ho esperienza, sinceramente, con i vostri impianti malleabili. Sarebbe interessante provarli e vedere come vanno. Mentre, personalmente tendo a proporre molto di più e credo di più proprio concettualmente nell'impianto gonfiabile, perché concettualmente, proprio come vi dicevo, il discorso di poter modulare la pressione all'interno del lembo, del neofallo, e quindi mantenere la pressione apicale solo quando c'è il reale bisogno di avere un rapporto, con 20 minuti, mezz'ora, di quanto uno decide di andare avanti, e poter poi sgonfiare completamente il cilindro, secondo me è il take home message da portare a casa, per cui, quantomeno personalmente, rimane per me la prima indicazione, la prima battuta, quella del cilindro gonfiabile. Okay, so you really recommend this. And did you know? Well, for now the glands is stuck on the cylinder, but probably you know that very soon, hopefully next year, we'll have like a round cylinder at the top, and you will be able to choose which kind of you prefer. So it will be easier to adapt the device according to the reality of the phalloplasty. You know, sometimes some tips are quite small, and this might look too big to pass, and you have to re-sculpt it. And as you said, you waste time in the OR. So, yeah, we are trying to have it. No, questo è un'altra cosa importante, ed è una modifica che viene fatta su richiesta dei chirurghi, perché c'è questo tipo di rapporto in cui per fortuna ci si parla e si cerca di fare delle migliorie che siano utili per noi, soprattutto per il paziente. È vero che avere un diametro di quel tipo non sempre è agevole.
molte falloplastiche, soprattutto quelle che hanno all'interno già l'uretra, non hanno uno spazio enorme per alloggiare il cilindro. Quindi la dilatazione delle volte, un po' perché non, la circonferenza non è molto grossa, un po' perché le cicatrici post-operatorie può essere difficoltosa. E quindi c'era un pochino la necessità di poter modulare la grandezza del cilindro in base alla capacità di dilatazione. Ad oggi con quel cilindro bisogna dilatare in media fino a 20-21 French, che non è pochissimo, una buona dimensione. Non sempre è possibile, quindi anch'io effettivamente sono trovato, se non sbaglio, un paio di volte a dover tagliare la corona esterna dello stopper, cosa che si può assolutamente fare per ridurre la circonferenza e facilitare l'arrivo proprio in punta, che sennò può diventare difficoltoso del cilindro protesico. Quindi penso che questo possa essere un'ulteriore cosa importante che migliorerà i risultati e agevolerà l'impianto, anche se concettualmente il discorso di ampliare la superficie di contatto apicale è vincente, secondo me, perché è quella che ha permesso di ridurre il rischio di estrusione. Se tu hai un cilindro a punta, è ovvio che la pressione è tutta concentrata in un punto e facilita l'uscita, ed era il concetto delle vecchie pro delle protesi del pene del geneticamente uomo, che secondo me, così come sono, non possono essere applicate a una falloplastica, perché l'estrusione è molto facile. Esatto, è proprio appuntito. Se invece la distribuiamo su una superficie più grossa, con quello stopper, tra l'altro morbido in silicone, sicuramente questo evento può essere ridotto. Se si fa così, certo, quello permette di venire incontro a questa necessità. L'altra cosa interessante, secondo me, di queste protesi è che anche l'attivatore è venuto incontro a delle esigenze più estetiche, devo dire, che funzionali, che è quello di aver messo intorno a una piccola membrana, cioè vedete, se l'attivatore sostanzialmente è nascosto all'interno di questa piccola membrana di silicone, che può essere modulata e di fatto è una piccola membrana esterna a forma di testicolo, quindi sostanzialmente rende possibile l'utilizzo in maniera, devo dire, abbastanza agevole. Non ho mai avuto problemi con pazienti che hanno avuto estrema difficoltà all'utilizzo dell'impianto, ma esternamente a livello dell'emiscroto in cui viene posizionato l'attivatore, solitamente alla destra del paziente, l'aspetto è molto più simile alla protesi testicolare che viene messa dall'altra parte, controlaterale. Yes, because before it was just without the membrane, so it was smaller, and now with the membrane, you can fill in the membrane with liquid, so it will also be a nicer sensation while. Io personalmente non lo amo gonfiare troppo perché poi diventa difficile, però un pochettino va a dare effettivamente un aspetto estetico migliore rispetto alla classica pompetta. Quindi anche questa è stata sicuramente una buona idea. Sarà interessante vedere sul lungo termine, insomma, quando le esperienze poi saranno più numerose, vedere appunto quali saranno i risultati, gli outcome di questa protesi. Secondo me, le cose che mi interessano di più e su cui mi aspetto dei drastici miglioramenti sono sul tasso di infezione, che mi aspetto molto ridotto. Sono curioso sul mechanical failure, bisogna vedere se sono durevoli. Ad oggi, la mia esperienza personale, vi dico di sì, però bisogna vedere sul lungo termine, anni, quindi queste informazioni non le abbiamo ancora. E poi bisognerà vedere comunque il gradimento dei pazienti, quindi con questionari validati, vedere se dà un buon tasso di soddisfazione. Quindi dall'inizio dell'esperienza è estremamente positiva, è sicuramente una piccola rivoluzione in questo tipo di chirurgia, e questa è una cosa importante per noi, soprattutto per i pazienti. Però, come tutte le cose nuove, vanno un attimo valutate su un medio e lungo termine per poter stabilire se possano diventare realmente il gold standard, quindi la guida rispetto a quello che avevamo prima. I see. And do you receive patients from abroad, for example, for falloplasty or just for implantation? Riceviamo pazienti che vengono dall'estero, assolutamente. Vado anch'io delle volte all'estero ad operare in altri centri quando c'è bisogno, mi è già capitato. Quindi
chiunque volesse venire, assolutamente il nostro centro è disponibile. Per quello che riguarda la Città della Salute e della Scienza, che fa afferisce al Sistema Sanitario Nazionale, è ovvio che c'è bisogno di una copertura da parte del Sistema Sanitario Nazionale italiano per poter accedere a questo tipo di servizi. Altro è l'attività invece in sede privata che è aperta a chiunque lo desideri. Okay, and sometimes we have patients asking who had the phalloplasty abroad, and sometimes they need a urethral lengthening or a revision. So, do you propose this kind of revision? Yeah, absolutely. No, it's feasible. Okay. It's feasible, no problems. Cioè, puoi prevedere sia delle revisioni che la ricostruzione uretrale se è stata fatta solo la falloplastica senza uretra, assolutamente. Mi è capitato di fare molte revisioni o di ricostruzioni uretrali in pazienti operati in altri centri. Okay, and also, what is the percent, not the percentage, but do you explant many Sysmen devices that have been implanted before to put this one? Or for now, it's more a neo implantation? I've explanted a couple of implants actually, dei vecchi, insomma, mi è capitato un paio di volte di fare l'esplantation del vecchio cilindro e mettere la nuova protesi. Non ci sono problemi particolari, ecco, è assolutamente fattibile. È ovvio che ci deve essere un'indicazione che è quella del malfunzionamento, cioè l'impianto che in sede deve essere rotto. Non consiglio mai di andare a cambiare una protesi che sia ben posizionata e ben funzionante solo perché si pensa che un'altra protesi possa dare qualcosa in più. Però spesso capita che protesi messe in altri centri abbiano problematiche o di funzionamento oppure siano mal posizionate, diano curvature anomale del pene, come purtroppo può capitare, quindi a quel punto vagano riposizionate o sostituite. Okay. Thank you. I don't have more questions about phalloplasty. Maybe we can talk a little bit about metoidioplasty. Yeah, I agree. absolutely. So, metodioplasti essenzialmente, devo dire, non è la mia scelta in prima battuta preferita. Però, come avevo detto all'inizio, vado incontro a quelle che sono le necessità del paziente. È un intervento che faccio, è ovvio che è ponderato sulla numerosità di casi di Lembi, nel mio centro personalmente è molto più bassa. E questa è una scelta, penso, chirurgica e anche dei pazienti con cui ti interfacci. Ci sono altri centri, per esempio i miei amici a Belgrado, per cui la metodioplastica è l'intervento principale di fatto. Quindi ho una buona esperienza. Anche qui, per quello che riguarda la tecnica, utilizzo una tecnica che ho rodato sempre nel centro londinese, che differisce un po' da quelle che sono le tecniche che vedo eseguite in altri centri. Però di fatto poi il principio è sempre lo stesso, cioè si basa su se è necessario un allungamento del piatto uretrale con la mucosa buccale, prendendolo quindi dalla bocca, e poi di fatto i principi, gli step sono comuni a quelle che sono le altre tecniche chirurgiche. Personalmente, se devo fare un allungamento con la mucosa buccale, ma perché quella che è la mia esperienza personale, preferisco farla staged, cioè non in un tempo unico. Quindi preferisco fare in un tempo iniziale l'allungamento del piatto con la mucosa buccale e dopodiché mi muovo verso il completamento della metodioplastica. Questo secondo me permette di essere un pochino più sicuri e di abbattere le complicanze uretrali che non sono indifferenti in questo tipo di chirurgia, però ripeto, deve essere poi effettivamente l'esperienza del chirurgo a guidare quale tipo di procedura eseguire. Okay. And have you already used the device implanting the metoidioplasty, or for now you don't have this experience? Non ho avuto esperienza, ma probabilmente legata al numero un pochino inferiore di metodioplastica rispetto alle falloplastiche. So che chi l'ha provata è contento,
È ovvio che bisogna sapere il perché si impianta quel tipo di protesi, non è una protesi che viene messa per penetrare, perché non è quello il fine, ha un fine di facilitare l'esterilizzazione del clitoride, quindi del neopene, dopo la metodioplastica, tendenzialmente si ottengono dei peni che hanno dimensioni massimo di 5 centimetri, magari 6 in pochi casi. Quindi avere all'interno questi dispositivi protesi ci serve più per evitare la retrazione cicatriziale che ci può essere post intervento che altro. Penso che sia anche questa una buona idea. Personalmente non l'ho ancora provata, non c'è a disposizione nel mio ospedale. Attendevo che qualcun altro che avesse numeri più importanti dei miei potesse darmi dei feedback più concreti per poi valutare in prima persona di procedere verso questa strada. Okay. And also sometimes do you perform falloplasty after metoidioplasty? L'ho fatto una volta, in realtà mi è capitato solo a Londra. Era un paziente che aveva chiesto una conversione appunto di una metodioplastica in falloplastica. Per quello che riguarda l'esperienza qui in Italia a Torino, devo dire che per ora nessun paziente che ha fatto la metodioplastica mi ha chiesto di fare una falloplastica. Penso che sia anche un pochino merito, tra virgolette, nostro, nel senso che nel momento in cui do un'indicazione chirurgica cerco di esplorarla pieno col paziente in modo che non ci siano ripensamenti, perché penso che sia sempre più difficile fare una chirurgia in seconda battuta di salvataggio su tessuti non più vergini rispetto a fare una chirurgia su un tessuto mai operato e vergine. Quindi chiedo sempre ai miei pazienti, nei limiti del possibile, di fare una scelta definitiva. Non sempre è possibile, però ad oggi non ho avuto qui in Italia esperienze di questo tipo. Okay, good. I don't have any other questions. Very good. If people want to contact you, what can they do for that? People from Italy, people from abroad, probably it's better to have an email contact so they can write at my university email, which is marco.falcone.unito.it. Unito, it's Okay. unit.it. Per pazienti italiani è uguale, possono mandarmi una mail a marco.falcone@unito.it, che è la mia mail istituzionale. Possono cercare su internet, possono recarsi al CIDIGEM, possono trovare il mio sito personale. Insomma, ci sono diversi modi di potermi contattare. Di solito la mail è quello che preferisco perché la controllo spesso. Okay. Great. And so if a foreign patient comes, for example, for implantation or for a fellow, is there the hospital can help these patients to find a place to stay and how to manage them? Yeah, but if we have people coming from abroad, as I said before, they're not covered by the health national system. So it should be a private settings, the operation done in private settings. So we can arrange everything, but this must be self-paid. Yeah, we have a private hospital. We're doing this kind of operation also in private, of course. Okay, great. It's important for patients from abroad Yeah, who are interested in travel to know that there is a possibility to receive them actually, and then they manage all this administrative and financial part. It's something different, I know, but it's good to know that they have a place to come and who is able to receive them from abroad. Good. excellent. Thank you very much. Grazie mille, dottore. Prego. Thank you. I hope I will speak Italian. I'm taking classes. I hope I will speak Yeah, Italian it next will come. time. Yeah. Absolutely. Thank you very much and have a nice afternoon. Thank you. Thank you. Bye bye to all of you. Bye.